Campania, Rivarolo negli anni 20. Noi bambini in estate ci trasformavamo tutti in ladri di frutta. Rischiavamo di brutto perché i contadini non facevano complimenti e ci sparavano con cartucce cariche di sale. Ma noi superavamo ogni paura. Il rischio ci tentava, l'idea di avvicinarci di soppiatto, salire di nascosto sugli alberi e di fuggire poi con la preda da mangiare insieme in qualche luogo lontano ci eccitava. Era una vera avventura, in un paese poi dove le avventure erano davvero poche. Il guaio è che mio padre stava sempre allerta e qualche volta ci pescava. Non solo ci costringeva a restituire la refurtiva, ma il più delle volte erano botte, schiaffoni pesanti che lasciavano il segno. Ma neppure i lividi ci impedivano di ricominciare. Nella strada sento già quella voce che ti fa: col suo vecchio carrettino vende frutta quell'omino. La gente intorno vuol comprare e l'omino seguita a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son rosse, son grosse, son pronte da mangiare. 1949, che mele, il venditore di frutta, la banda Città di Mantova, diretta dal maestro Alessio Artoni. Direi che se la faranno bene.